Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video di Finding Paradise. Bene, dovevamo andare con il dottor Neil a prendere le sue pillole perché gli era venuto, diciamo, un colpo. Non si è sentito bene, credo. E quindi noi andiamo, però vorrei anche andare in soffitta per vedere che cosa sta facendo Sofia, come avevo detto già l'altra volta. Sofia? Già di ritorno? Devo solo occuparmi di un paio di cose. Tornerò dentro presto. Bene. Parlare dei ricordi di Colin? Sì. Abbiamo collegato quasi tutti i canali mnemonici di Colin, comunque. Se vuole, potrei raccontarle quello che abbiamo trovato. Credevo fossero informazioni riservate. Certo, ma è sua moglie. Personalmente, credo che ne abbia diritto. La ringrazio, ma va bene così. Non è neanche un po' curiosa di sapere cosa abbiamo scoperto? Certo, un tempo avrei dato qualunque cosa per conoscere tutti i minimi particolari. Ma adesso ritengo non sia così importante, non più. È possibile che lei sappia delle cose che io non so, cose che potrebbero cambiare del tutto la mia prospettiva. Eppure non si tratterebbe che di un'altra incompleta frazione di realtà. E tirando le somme di una vita intera, credo che la cosa migliore per me sia restare fedele alla realtà che ho saputo accettare. Ciò nonostante, c'è qualcosa che vorrei chiederle, solo perché ho la sensazione che mi riguardi direttamente. Avete scoperto perché Colin ha messo questo libro qui, così? No, in realtà volevo chiederlo a lei. L'ha avuto per tanti anni, eppure continuò a sostituirne le pagine. E ora non restano che tanti fogli di carta vuoti. Se trovate qualcosa a proposito che mi riguarda, per favore, fatemelo sapere. È la mia unica richiesta. Capito, terrò gli occhi aperti. Quindi occhio non vede, cuore non duole. Ah, ma eccolo il quadro che stava all'aeroporto. Un vecchio dipinto scolorito con un aereo a motore singolo in volo. Dovrebbe essere quello. Ehi, aspetti. Dottor Watts, giusto? So di non essere stata particolarmente accogliente e probabilmente ora saprete anche il motivo. Ma so che siete qui solo per fare il vostro lavoro. Perciò, grazie per averlo aiutato. Certo, non si preoccupi. Vabbè. Andiamo a trovare queste pillole. Ah, non si esce da qui. Bisogna prendere l'ascensore. No. Anzi, sì.
Patata, di nuovo lei. Ehi, signore. Sapevo che sarebbe passato. Oh, ancora tu. Grazie di nuovo a lei e alla sua fidanzata per avermi aiutato con l'orsetto. Non è proprio la mia... Ma sì, nessun problema. Carola, e chi sarebbe? Forse la madre. Sì, grazie per l'aiuto. Non avevo soldi per l'ennesimo sacchiotto di pezza. Quella monellaccia se la prende con la mia patata, da anni. Questa frase potrebbe risultare un po' ambigua. Vorrei che qualcuno le desse una lezione. E adesso che ho una patata più piccola, sono davvero preoccupata per il futuro. Lei ha chiamato patata anche quest'altro figlio? Certo che no, non sia sciocco, è solo un soprannome. Il suo vero nome è Tubero. Ma come? Ah, e comunque, il tizio al bancone ha detto che siete qui per il vecchio Colin. Conosci Colin? Certo, una volta ha letteralmente riempito di botte Amber per me. Era la parola giusta, ma... No, cara, intendevi dire figurativamente. Oh, uffi. Vabbè. Comunque, l'altra settimana Colin mi ha dato il suo barattolo di succo di limone. Da allora non l'ho più visto, però se lo vedi glielo può restituire. Aspetta, cosa? Succo di limone? Per cosa? Per scrivere i messaggi come le spie, no? È un inchiostro invisibile. Ho già scritto due lettere segrete per Tubero, per quando saprà leggere. Il vecchio Colin mi ha detto che non gli servirà più e perciò, se volevo, potevo usare tutto il barattolo. Oh. Una bella botta di fortuna. Nota a succo di limone. Allora, potrebbe restituire il barattolo a Colin? Beh, credo che a Colin ormai non serva. Direi che puoi tenertelo. Wow, grazie. Allora scriverò una lettera a me stessa. E a che serve? Ok, patata. Ora torniamo a casa. Uff, va bene. Eva, stai chiamando dalla macchina? Sì, almeno questa funzione sembra priva di problemi. Ehi, senti, credo di aver risolto l'enigma riguardo il libretto di Colin. Non è importante, piuttosto mi serve che in questo momento tu faccia un paio di controlli. Su cosa? Ciao! Va tutto bene là dentro? Hai trovato quell'ultimo collegamento mnemonico? No. Hai un computer a portata di mano? Potrei. Bene, controlleresti gli archivi su file, specialmente a proposito di eventuali incidenti aerei. Credi sia rimasta vittima di un incidente aereo? Voglio solo escluderne la possibilità. Ti mando il profilo che abbiamo estratto. Ci sono abbastanza dati anche senza il cognome. Fammi sapere quando avrai i risultati. Ok. Ancora. E mo chi chiama? Buongiorno. Ehi, Rox, sei ancora al portatile, giusto? Certo.
Ti ho appena inoltrato un profilo. Ti spiacerebbe cercarmi delle corrispondenze? Certo, e a te spiacerebbe dirmi cosa stai trafficando con quella macchina? Perfetto, perfettino. Abbiamo un accordo. Ti richiamerò quando avrò dei risultati. Incidenti aerei. Possibile. Ma quindi Colin usava il succo di limone come inchiostro simpatico? Che poi per vederlo sul foglio ci vuole una luce speciale. Una luce a ultravioletti. Ehi Eva, sto ancora lavorando alle... Neil, riesci a sentirmi? Sì. Pronto? C'è nessuno? Sono qui, che c'è? Neil, se puoi sentirmi, ascoltami bene, credo che lei non sia Eva. Sei ancora lì. Strano, devono esserci delle interferenze. Lo riparerò al mio ritorno. Stavo per dire qualcosa su Faye, forse. E chi è questo? Aspetta un attimo. Carina quella moto. Non mi dispiacerebbe averne una simile. Sì, ma non ho capito chi era. Forse non era nessuno di importante. Ancora. Eva, cos'è successo poco fa? No, sono Roxy, Bambolo. Allora, come procede la ricerca? Ah, va tutto a meraviglia. Veramente no. Non va per niente a meraviglia. Beh, quello che vuole dire Rob è che dipende tutto dal punto di vista. È una domanda da sì o da no, nient'altro. È morta in un incidente aereo o no? Beh... Ecco la parte interessante. Dal suo fascicolo non risulta alcun incidente aereo, perciò di quello non devi preoccuparti. Cribbio, perché non l'hai detto subito? Basta un semplice no. Beh, ci sarebbe dell'altro in realtà. Il punto è che non solo non c'è alcun incidente aereo, nel fascicolo non c'è proprio niente. Per meglio dire, non c'è traccia di Faye in generale. Ma che è? Nel senso, zero informazioni di dominio pubblico. No, nel senso di nessuna informazione, da nessuna parte. Abbiamo controllato i registri pubblici nel loro complesso, i database con ID privato e addirittura... Beh, persino un paio di posti ai quali tecnicamente non dovrei avere accesso. Eppure di lei non c'è alcuna traccia, né di morte né tantomeno di nascita. Quindi, a meno che Colin non abbia una grave forma di amnesia... No, ho controllato. Ecco, quindi... Oh, scusa, mi è arrivata un'altra chiamata. Pronto?
si è preso le pillole. Atto 3. Già siamo passati all'atto 3. Anche se era solo qualcuno come me. Ehi, dove state andando voi due? Hanno chiamato dall'azienda. Abbiamo un altro paziente in linea dall'altra parte della città. Già, dobbiamo farci un salto. Scusa, Neil. Chiamata notturna, eh? Avreste dovuto farmi un pisolino. Ormai ci siamo tutti abituati. Sembra che anche tu abbia il tuo bel da fare, eh? Sì, se quello che abbiamo scoperto significa quel che credo, vi aspetto una serata difficile. Nella nostra esperienza, i pazienti in grado di fare cose simili tendono a essere casi particolari. Ho letto il caso del paziente, comunque. Vuoi un consiglio? Beh, me lo darai ugualmente, quindi... Non conosco la vita di Colin nei dettagli, ma mi ricorda un nostro vecchio caso. Tieni a mente che rendere qualcuno felice non significa solo trovare le risposte, ma anche modellare le domande. A ogni modo, buona fortuna. Comunque, non credere di svignartela così facilmente. Dopo questo caso hai un po' di cose da spiegarmi, giusto? E sarà proprio divertentissimo. Ci vediamo, non vedo l'ora, ma questa parla sempre così. Oh, aspetta, mi è appena venuta in mente una cosa. Anche se non sono ancora certa del motivo, so benissimo che hai rimosso lo stabilizzatore della macchina. Ma dato che il subconscio del paziente è neurocollegato al processore del sistema, e che vorrì? Beh, spero che tu abbia un piano di riserva se riuscissi a superare il firewall monothread o thread. Ma mi state dicendo che Faye è l'amica immaginaria di Colin? Possibile. Che faccio adesso? Dottor, che dici? Ehi, farebbe bene a tornare dentro. Cos'è successo? Un altro picco nell'attività cerebrale, persino più alto di prima. Là dentro sta sicuramente succedendo qualcosa, sebbene non abbia idea di cosa. Già, meglio che torni dentro per controllare come sta Eva. Da qui. Riprendere attraversamento mnemonico? Pronto. Dov'è Eva? Eva? Meglio non provocare nulla prima di aver scoperto cosa sta succedendo. Dovrei prima trovare Eva. Ma dove sta? Forse sul camion. Comunque il gioco sta avendo dei risvolti inquietanti. Un attimo, c'è qualcosa di diverso in quell'incarnazione di Colin. Davvero?
Il collegamento al crocevia mnemonico della sua linea temporale è stato sbloccato. Anche se Eva non è più lì, sarà più facile cercarla in questo modo. Entra. Però ci sto capendo poco adesso. Dove siamo? Eva, sei qui? Tutti i ricordi di Colin che abbiamo collegato insieme fino a ora. Deve essere in uno di questi. E mo li devo controllare tutti. Dipendente dottoressa Eva Rosalyn non rilevata. Ma che sono diventato, uno spermatozoo? O un neurone? Boh. Non rilevata, dove potrà essere finita? Forse è qui. Il vortice dell'anomalia che ci sta facendo rimbalzare. Direi che è vicino al ricordo dove ci eravamo fermati. Non rilevata. Non rilevata, neanche qui. E nemmeno qui. Allora sarà qui. E adesso? Acciderboli, com'è possibile che sia all'interno della macchina ma non nei ricordi? A meno che... Sistema, circoscrivi la posizione più recente di Eva. Beh, ovvio, il dannato triangolo delle Bermuda. Allora è qui. Si torna sulla scena del crimine. È sempre qui. Sistema, carica tutte le registrazioni locali disponibili. Sto uscendo, tienimi i documenti pronti. Aspetta, cosa? E adesso vedremo quello che ha fatto Eva. Santa pannocchia, perché quest'ultimo collegamento mnemonico è così difficile da trovare? E quell'idiota se la sta prendendo proprio comoda. Aspetta un attimo. Che succede? Hai un computer a portata di mano? Bene, controlleresti gli archivi su file, specialmente a proposito di eventuali incidenti aerei? Voglio solo escluderne la possibilità. Neil, riesci a sentirmi? Pronto, c'è nessuno? Neil, se riesci a sentirmi. Ascoltami bene, credo che lei non sia reale. Lei è solo nella sua testa e sta succedendo qualcosa di strano. Pronto? Di qualcosa. È scomparsa. Sono scomparsi sia Colin che Faye.
Ma che sono sti glitch? Cosa diavolo sta succedendo? Ma che è? Tu? Cosa hai fatto a Eva? Ma che è diventato improvvisamente horror il gioco? Ma che... Eh? Dannazione, questo non è nemmeno lontanamente il genere di paziente per cui ho firmato. Cosa vuoi? Andatevene. Non possiamo andarcene, questo è il nostro lavoro. Colin ha firmato perché noi fossimo qui. Ha cambiato idea. Sì, vabbè. Andatevene, questo non è il vostro posto. D'accordo, vuoi fare sul serio? Facciamo dannatamente sul serio. E che ha fatto? Avrai pure il subconscio del paziente, ma io sono ancora l'amministratore di questo mondo. Non avrei mai pensato di dover arrivare a questo, ma non mi lascia altra scelta. È il momento di mostrarti il mio vero potere. Addirittura. Ma che sta a fa? Si sta sforzando. Vabbè, abbiamo capito. Questa interfaccia a controllo gestuale è stata una pessima idea. Si sta trasformando. E che è una Sailor Moon? Ma vedi che costumino. Che altro sembra un cavaliere dello zodiaco. Ma guarda che figo. Se credi che ti mostrerò pietà, ti sbagli di grosso. Arrenditi ora. Che cacchio ha fatto? Gli ha dato il collegamento. Oh no. Andate via, per favore. Cioè tutto quel popò di trasformazione ridotto in pezzettini. È sconvolto il dottor Watts. Acciderboli. Di certo non è per questo che ho progettato quella backdoor. Suppongo che perfino il mio codice abbia bisogno di test prima di essere usato. E che diamine è successo a Eva? Devo arrivare in fondo a questa faccenda. Nota a Faye. Allora, leggiamo la nota e chiudiamola qui. Non esattamente la ragazza del balcone accanto. Ce ne siamo accorti. Perché non è altro che il frutto dell'immaginazione di Colin,
Chi l'avrebbe mai detto? Non ci avevo proprio pensato a questa ipotesi. Questo episodio è stato un punto di svolta finalmente. Spero vi sia piaciuto e se volete lasciate tanti bei mi piaciozzi. Condividete e commentate. Che noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!